Si è appena conclusa qui al Casinò la presentazione del libro Due sorelle di Adalbert Stifler e noi siamo qui con la curatrice del libro, la signora Paola Maria Filippi, che ci spiega brevemente di cosa parla questo libro. Adalbert Stifler è uno dei maggiori scrittori austriaci, si colloca nella prima metà dell'Ottocento e pur non essendo mai stato sul lago di Garda ha scritto un bellissimo racconto che ha proprio nel lago di Garda il suo protagonista. Si racconta di due sorelle che vivono sopra il lago, su un altopiano, una delle due musicista, l'altra invece coltiva la terra, o meglio fa coltivare la terra. Questa commistione di musica, arte e natura, data dalla terra che appunto viene coltivata, emessa e valorizzata, rende questo racconto qualcosa di veramente molto molto particolare. È stato tradotto in una nuova versione con delle splendide immagini, queste procurate da Mauro Grazioli, redattore della collana Emersioni, curata dal Sommo Lago, che si è molto prodigato perché questa opera vedesse la luce. Ci collochiamo nella collana appunto Emersioni, pagine del Garda, in cui sono già usciti diversi altri numeri che presentano in nuove traduzioni o con nuovi saggi le vicende di personaggi importanti, stranieri e italiani, che nel lago di Garda e nei territori circostanti hanno visto uno dei momenti fondamentali per quella che è stata la loro creatività, quella che è stata la loro produzione letteraria. Per quanto riguarda Stifler, uno dei motivi più interessanti, ritengo, che possano essere ritrovati nel volume è la ricerca dell'armonia in un rapporto con la natura che va rispettata.